pareggio potrebbe arrivare anche questa vittoria. Ma è normale, diciamo, prendere gol sul calcio di rigore a 3 minuti dalla fine può dar fastidio, però guardando l'arco della partita è stata una partita molto difficile con una squadra forte dove loro hanno creato chiaramente tante occasioni, quindi credo che ci prendiamo questo punto con fatto di sofferenza, di grande sofferenza e andiamo avanti. Avete iniziato molto bene con insomma attaccando proprio il Livorno, poi pian piano il Livorno è venuto fuori. Ma noi abbiamo l'idea, proviamo a cercare di giocare, a cercare di aggredire alti. Poi chiaramente abbiamo di fronte di volta in volta avversari come oggi di grande spessore dal punto di vista tecnico, esperienza, e quindi è normale che a lungo andare paghiamo qualcosina, però credo che la mentalità sia quella giusta, e se domenica scorsa abbiamo fatto bene, abbiamo creato tanto e abbiamo concretizzato poco, oggi siamo stati e abbiamo perso una partita che forse potevamo anche fare qualcosa di meglio, oggi siamo stati un tantino fortunati e abbiamo colto questo pareggio. Un plato che si è chiuso bene rispetto forse alla gara con la Viterbese, tra la difesa e il centrocampo siete stati molto più uniti, anche perché il Livorno ha spinto davvero tanto. Penso che è normale che bisogna lavorare sulle distanze, è un problema quando vai su o devi accorciare davanti, e quindi se ti saltano la prima pressione puoi andare incontro a qualche, diciamo, ripartenza violenta, però dobbiamo mettere nel conto tutto, non possiamo avere la presunzione di dire proviamo a giocarci le partite anche con delle squadre più forti e avere la capacità di non prendere mai una ripartenza o un contropiede. Ci sono degli effetti collaterali giocati in una certa maniera che mi auguro pian piano riusciamo a risolvere. Poi bisogna fare un passo alla squadra perché ha sofferto l'ultimo, chiaramente il ritorno loro oppure la prestazione loro, ripeto, sono una squadra forte, giocatori nei cambi, nell'età, nell'esperienza, nella personalità, quindi i miei giocatori hanno fatto una grande sofferenza per portare a casa questo punto. Ultima domanda. Il fatto positivo è quello che non ti è piaciuto? Ma il fatto positivo è che siamo partiti a giocare, e quindi è un fatto positivo perché vuol dire una questione di mentalità che pian piano mi auguro riusciamo ad acquisire. Il fatto che non mi è piaciuto, devo rivedere la partita, però a parte la battuta, normale che in alcuni momenti della gara, anche nel finale, ti puoi aspettare una gestione diversa della palla, però abbiamo affrontato un avversario con uno spessore importante. Quindi parlando dei singoli, uno dei più positivi mi è sembrato Fantacce, ha subito con personalità. L'hai pagato tu, Fantacci? scherzo. Ma Fantacci è un giocatore importante per noi, l'abbiamo aspettato per parecchio tempo, ha giocato un'ora oggi, siamo contenti della sua prestazione, deve crescere dal punto di vista fisico, deve diventare un giocatore determinante per noi. E poi Gasparro ha messo in rete, quindi ha portato in vantaggio la tua squadra. Sì, sono molto soddisfatto, alla fine è stata una bella azione, forse con un pizzico di fortuna anche, però siamo riusciti ad andare in vantaggio. Peccato, perché nonostante si abbia sofferto così tanto potevamo riuscire a strappare i 3 punti, nonostante avessimo davanti una squadra veramente di giocatori di un altro livello. Forse sei arrivato insomma tardi al Prato, però insomma hai subito messo il tuo pallino sia con la Viterbese che oggi con il Livorno. Ecco, cosa ti aspetti da questa stagione? No, il mister ha subito dimostrato grande fiducia verso di me, e poi noi siamo un gruppo pieno di giovani, quindi un punto positivo sicuramente è il fatto di non avere grandi limiti, perché ci sono tanti margini di crescita, quindi niente, bisogna sempre pensare il meglio, allenarsi e cercare di strappare più punti possibili in tutte le partite. Ci
la tua posizione è quella di giocare leggermente a sinistra a centrocampo? Sì, a dire la verità è del tutto nuova, perché in passato ho sempre giocato esterno alto dietro le punte, però il mister mi ha visto subito in quella posizione, io sto dando il massimo e vedo di continuare così. Scusa, parlo perché è stato a fare il mio uno tra i migliori, soprattutto la sinistra che ha in difficoltà, la sostituzione c'è qualcosa ma sì, probabilmente perché vengo da due grossi infortuni e il ritmo partita probabilmente devo ancora acquisirlo tutto. Comunque non porto rancore per la sostituzione, sono contento della partita, il risultato alla fine ci va bene. Partiamo dalla fine, ti sei arrabbiato sul rigore perché forse ce la potevate fare a portare in fondo questo 1-0? Sì, io come tutti gli altri ci stavamo credendo fino alla fine, poi è stato un episodio che potevamo gestire meglio perché ora analizzando un attimino l'azione era arrivato il raddoppio addirittura sul terzino in area di rigore, quindi se veniva gestito un attimino meglio e temporeggiavamo su invece che entrare subito sulla palla, forse avremmo gestito meglio la situazione, però è andata così, va bene. Comunque un buon punto, anche perché Livorno insomma, ha avuto tante occasioni, voi insomma, avete davvero giocato bene, soprattutto in fase difensiva. Sì, abbiamo tenuto dietro, abbiamo tenuto abbastanza bene, anche se il Livorno insomma, ha delle grosse qualità e pronosticare che non avessero delle occasioni da gol sarebbe stato praticamente impossibile, quindi va bene anche questo. Ultima domanda, una squadra giovane, però insomma abbiamo visto da Fantacci anche i due esterni, sia Polo che Badan, insomma li stanno seguendo e stanno facendo veramente bene anche in applicazione anche a livello tattico. Sì, è una squadra giovane che insomma questi ragazzi sanno ascoltare, sanno giocare e si devono anche un attimino aggrappare a noi diciamo tra virgolette più vecchi, che possiamo dargli magari qualche consiglio, però sono sempre positivi, quindi ci seguono anche abbastanza bene, quindi per ora siamo soddisfatti anche per questo. Marzolati, insomma, c'è feeling. Sì, ormai siamo abbastanza affiatati dietro, ormai quasi 7-8 mesi che giochiamo insieme. Ecco, c'è Sì, poi dipende, comunque ogni partita è a sé, poi hai giocato in casa, ora non è perché sono rientrato io, la difesa si è sistemata, è stata una partita di squadra, al di là che la difesa si sia comportata bene, anche il centrocampo ci ha dato una mano, ha fatto molto filtro, ha fatto passare pochi palloni, anche questo ci ha aiutato molto nella fase difensiva. Gli attaccanti sono loro i primi difensori, come dice il mister, infatti anche Bangi e Cianturia quando è entrato ci hanno dato una grossa mano. Grazie a tutti.